Il 13 ottobre 1979 si corre la 73esima edizione del Giro di Lombardia. Bernard Hinault e Beppe Saronni, vincitori del Tour de France e del Giro d'Italia, si contendono anche la vittoria nel Super Prestige, una sorta di campionato del mondo a punti. Vediamo le fasi finali della corsa con la telecronaca di Adriano De Zan. Gentili signore e signori, buongiorno. Siete collegati con Como, dove si concluderà la 73esima edizione del Giro di Lombardia di 251 chilometri. Queste le ultime notizie. A 31 chilometri dalla conclusione, in fuga Contini e Hinault. Hanno un primo e 30 secondi di vantaggio su due belgi, Ludo Peter e De Witte. A 2,45 Gavazzi. A 3,20 Giovan Battista Baronchelli, a 3,45 il gruppo. In attesa che entrino in funzione le telecamere mobili, due telecamere mobili per la precisione, preghiamo il regista Prandoni di mandare in onda la registrazione delle fasi iniziali del Giro di Lombardia. Alle 9:20 la partenza. Con le prime piogge il fiume Seveso straripa, quindi la partenza viene data 2 chilometri oltre il luogo stabilito. Quindi anziché in viale Fulvio Testi si parte tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. C'è subito una fuga, è Tosoni che scatta, giornata autunnale, per fortuna ha cessato di piovere. Sono 159 i corridori al via, non ci sono Rass e Knetemann. Guida il nostro studio mobile Giovanni Di Magda, cerchiamo di non farci imbottigliare visto che l'andatura è subito frenetica. Giro di Lombardia, coinvolto in tre classifiche, la più importante è il Super Prestige. Hinault è al comando con 361 punti, Saronni ne ha 330, Zoetmelk 325. Saronni vince se arriva primo con 60 punti, Hinault deve arrivare quarto con 20 punti, oppure Saronni deve arrivare secondo e quindi ottiene 40 punti contro gli 8 di Hinault se arrivasse settimo. Se Saronni arriva terzo, Hinault si aggiudica il trofeo anche se non si piazza nei primi 10. I punti in palio per il Super Prestige sono 60 punti al primo, 40 al secondo, 30 al terzo. Rispetto all'anno scorso ci sono 15 chilometri in meno, è stato tolto il tratto della salita di Sormano, globalmente i chilometri sono 251. Le altre classifiche sulle quali influirà il Lombardia sono la Coppa del Mondo, nella quale al comando c'è la squadra britannica della Raleigh con 74 punti, seconda è la Cass con 69, terza la Iceberg con 66, quarta la Peugeot con 55, quinta la Amico Mercier con 46 punti. La prima squadra italiana per la Coppa del Mondo è la Chic con 44 punti. C'è poi il San Silvestro dove Moser è primo con 524 punti, Saronni è secondo con 507, terzo è Battaglin con 269, quarto è Gavazzi con 202 punti, quinto è Contini con 158. 251 chilometri, Giro di Lombardia, da Milano a Como, numerose salite, il Ghisallo, poi il Balisio, quindi il tratto finale con il San Fedele d'Intelvi, il Castiglione d'Intelvi e quindi proprio alle porte di Como, San Fermo della battaglia. Jean-Claude Fabry al comando della lunga fila indiana. Ora al comando sono in quattro, precisamente il 34. Prima fuga della giornata dopo 26 km di corsa, autori Zanoni, Algeri, Paleari, Salvietti e Pevenage. Poi si involano Zanoni e Pevenage,
il belga, sui quali si portano Quadrini, Bettoni, il francese Bernadot e Masi. Suoniamo, non lasciamoci superare. Ora tutto il gruppo è nuovamente compatto, vediamo Battaglin nelle prime posizioni. Pevenage è stato ripreso e c'è Masi in prima posizione con Bettoni. Siamo al 35esimo chilometro di corsa, la prima fuga della giornata è stata annullata, gruppo nuovamente compatto. Ed eccoci alla prima asperità della giornata, la salita del Ghisallo, siamo al 50esimo chilometro di corsa, si sale a quota 754. Ghisallo affrontato però dalla parte più semplice, quella di Magreglio, gruppo compatto. E questa è l'ultima importante settimana del ciclismo, fra 8 giorni ci sarà il trofeo Baracchi. Ieri Mino Baracchi ha presentato le prime 5 coppie già selezionate. Moser e Saronni correranno insieme. I loro avversari per ora sono gli olandesi Osterbosch, campione del mondo dell'inseguimento, e il campione nazionale Lubberding. Poi i due belgi, due giovani migliori fiamminghi, Valier de Wolf e Willems, e quindi due svizzeri, Fuchs e Giesinger. In testa al gruppo Panizza, vediamo Casiraghi, Zoetemelk, poi Battaglin, Moser circondato da De Witt, da Osler e da Marchetti. Moser sulla sinistra, c'è il belga De Witt in testa al gruppo con Casiraghi e Panizza. Giovedì ci sarà una importantissima riunione al Palazzo dello Sport di Milano con l'organizzazione della federazione, Agostino Omini, gran patron. Una riunione in pista nella quale ci saranno Ino, Saronni, Moser, e ci sarà un incontro sui 5 km in seguimento fra Moser appunto e Osterbosch. Stiamo entrando in una galleria. Sempre giovedì a Milano, all'Hotel Michelangelo, promossa dall'UCIP, vale dire Unione Ciclismo Italiano Professionisti, ci sarà una importante assemblea, convegno ciclismo anni 80, un atto di coraggio alla ricerca di nuovi stimoli. Ci sarà una relazione per vedere quali dovranno essere le azioni promozionali per lanciare il ciclismo. Saranno presenti organizzatori, corridori, gli sponsor. È un incontro generale, una vera e propria assise del ciclismo. Philip Edwards sulla sinistra, Battaglin al centro, Zoetemelk in quinta posizione, poi Fuchs, Vandi. Eccoci nel tratto finale che porta alla vetta del Ghisallo, prima asperità della giornata. Dopo 50 km di corsa, quota 754. Il Giro di Lombardia ha un record, quello dei minor numero di corridori arrivati al traguardo, un massimo di 20. Numerosissime le asperità al termine della stagione in condizioni climatiche proibitive. Ed eccoci ora in telecronaca diretta, Silvano Contini, il giovane più promettente del ciclismo nazionale quest'anno, naturalmente dopo Saronni, parlando di giovani, e Bernard Hinault, il fuoriclasse francese. Hinault è scappato dopo 91 km di corsa, è stato lui a prendere l'iniziativa sulla salita di Ballabio, e con Hinault si sono poi messi in precedenza Contini, De Witt, Peters, Gavazzi e Parsani. Successivamente hanno perso contatto tutti gli altri e il solo Contini, che vediamo ora inquadrato con il numero 14, è rimasto nella scia di Bernard Hinault, il vincitore del Tour de France, che è ora in prima posizione. Sono a circa 20 km dalla conclusione, hanno superato tutte le maggiori asperità della classicissima di chiusura, quella che i romantici avevano definito la classicissima delle foglie morte, e ora solo il Sanfermo
resta tra i due battistrada e il traguardo finale di Como. Ecco il direttore di corsa, Vincenzo Toriani, Bernard Hinault, questo bretone nato a Iffiac nella Costa del Nord il 14 novembre del 54. In questa stagione si è aggiudicato il Tour de France per il secondo anno consecutivo, la Freccia Vallone, il Giro del Delfinato, il Giro dell'Indre et Loire e il Gran Premio delle Nazioni a cronometro per il terzo anno consecutivo. È giunto secondo nella Liegi-Bastogne-Liegi. Al campionato del mondo di Falkenburg è giunto 21esimo. Karate Urio, 22 km alla conclusione dopo 228 km di corsa, corsa prevista sulla distanza di 251 km. Una media notevolissima considerando che siamo nel finale di stagione e considerando le numerosissime salite di questo Giro di Lombardia. Oltre 40 all'ora. Silvano Contini. Silvano Contini è stato il primo dei neo professionisti in maglia bianca al Giro d'Italia. Ha vinto il Giro del Piemonte e il Giro del Lazio per distacco e nelle ultime prove si è sempre piazzato tra i primi cinque. Stringe i denti per mantenere il ritmo, il forcing del fuoriclasse francese. I bretoni appartengono alla grande tradizione del ciclismo transalpino, dal leggendario Petit Breton a Luison Bobet a Jean Robic e ora la volta di Bernard Hinault. Giovanissimo, ha partecipato al Tour soltanto l'anno scorso dopo essere passato professionista 2 anni prima, ha iniziato aggiudicandosi delle classiche in linea come la Liegi-Bastogne-Liegi e la Freccia Vallone, poi al primo assalto l'anno scorso ha vinto il Tour de France, ha fatto il bis quest'anno. Non è molto alto, 1,75 con un peso forma di 68 kg, è un passista scalatore. Di lui hanno detto è come anche Till, è un corridore che nessuno stacca ma che non stacca neppure nessuno. Contini alza il braccio, chiede l'intervento dell'ammiraglio. Avete visto nei precedenti primi piani un'immagine che va oltre ogni commento. Continua ad alzare il braccio per chiedere l'intervento dell'ammiraglia guidata da Ferretti. Rimane nella scia di Hinault. Ecco il meccanico Piazzalunga. Le ultime notizie ci informano che il vantaggio del tandem di testa è di 1:30 nei confronti dei belgi Ludo Peeters e De Witte, a 2:25 Gavazzi, a 3:30 Giovan Battista Baronchelli, a 4:20 il gruppo. Un gruppo che comprende Saronni, Vandi, lo svedese Nilsson, l'olandese Kuiper, Moser che è rimasto coinvolto in una caduta ma che ha ripreso prontamente, Amadori, Vandenbroek, Beccia, Pozzi, Zetmelk, Criquillon, Lubberding, Battaglin e Willems. Attenzione, stop operato Urio, verso Montaggio, a chilometro 21 da Urio. Hinault si volta, controlla la situazione, Contini è passato ad un rapporto più agile, comunque dimostra un grande temperamento, una grande volontà, non perde contatto da Hinault, sta evidentemente passando un momento abbastanza difficile, ripetiamo, è tra i più giovani del nostro ciclismo. Contini, compaesano di Riva, di Ligiuno, nella provincia di Varese, è passato professionista l'anno scorso Silvano Contini, ma ha svolto un'attività limitata in quanto che era militare
ha chiesto consiglio a Ferretti. Vedete il rapportone di Bernard Hinault, indubbiamente una grandissima prestazione quella del fuoriclasse francese. Poteva limitarsi a controllare Saronni, suo diretto antagonista nel Super Prestige. Ha preferito, anziché rimanere in gruppo, la tattica dell'attacco, possibili rivalità. È andato in fuga al 91esimo chilometro sullo strappo di Ballabio, vale a dire sulla seconda asperità della giornata. Ha fatto corsa in testa, corsa al comando, è una delle poche volte che Bernard Hinault non si mantiene nel gruppo ma preferisce passare decisamente all'offensiva. Eccoci con le telecamere fisse qui sul traguardo, una serie di gallerie impediscono una buona ricezione sulle immagini delle due telecamere mobili. Ecco il podio riservato all'Eurovisione. Le ultime notizie: Peters e De Witt sono a 3 minuti, a 3.50 Giovan Battista, Baronchelli e Gavazzi, a 4.20 il gruppo. Arrivo tradizionale qui sul lungo lago di Como, nei pressi della piazza principale. Ecco che ritorniamo con le telecamere mobili. Ino che i milanesi potranno rivedere giovedì sera al Palazzo dello Sport, doveva partecipare anche al trofeo Baracchi, poi ha rinunciato ritenendosi affaticato dopo una stagione tanto impegnativa. Intanto ecco Cyril Guimard, il suo direttore sportivo. Guimard, che è stato uno tra i migliori velocisti francesi, è stato costretto ad abbandonare l'attività ancora giovanissimo in seguito a dei dolori ad un ginocchio. Celebre il suo ritiro quando era maglia gialla al Tour. È diventato da 2 anni il direttore sportivo di Bernard Hinault e dobbiamo dire che lo sta guidando in maniera veramente perfetta. Dobbiamo dire che Contini, il giovanissimo lombardo, ha collaborato molto con Hinault nella parte iniziale, nella parte centrale. Adesso nel finale evidentemente sta risentendo degli sforzi compiuti e rimane in fase di attesa, in fase di recupero, possiamo dire. Ferretti gli ha consigliato di alimentarsi. Ecco che si alza sui pedali, un po' evidentemente qualche crampo, però ci sembra che stia riprendendo. Ci auguriamo che il momento difficile sia passato. Ripetiamo, c'è ancora lo strappo di San Fermo della Battaglia, a quota 397, a 8 km e 800 metri dalla conclusione, dopo 242 km di corsa. Stanno attraversando Cernobbio, poi raggiungeranno la periferia di Como in via Bellinzona, poi San Fermo della Battaglia, la Breccia, Como Camerlata e quindi il lungolario Trento. Intanto dal gruppo stanno involandosi i corridori non di grande tradizione, possiamo dire. Van der Broek, è uscito Masciarelli, è uscito anche Pozzi. Vi ricordiamo che le vittorie francesi globalmente sono 6-3 con Henri Perissier nell'11, del 13 e nel 20 qui in questo giro di Lombardia, poi Louison Bobet nel 51, Garrigou nel 1907. L'ultima vittoria di un corridore francese risale al 1957.
Darigad che è rimasto staccato sul Turchino, batté allo sprint Coppi al velodromo Ligorelli, un Coppi che era ormai convinto di aver ormai battuto tutti gli avversari, avversari di gran nome come Magni, Albani, Van Looy. All'esterno verso l'alto spuntò all'ultimo momento Darigad che bruciò sul traguardo, batté proprio con il colpo, con il classico colpo di reni dei velocisti Fausto Coppi, un Fausto Coppi che dopo questa delusione non riuscì a trattenere le lacrime. Ecco Bernard Hinault. Usa lunghissimi rapporti come sempre, ha la famosa bicicletta. Anche aerodinamica, lo potete notare, i tubi differenti da quelli dalla bicicletta tradizionale. E poi a Contini e Hinault. Non ha però le ruote e il manubrio che tante polemiche avevano suscitato, queste innovazioni che tante polemiche avevano suscitato al Tour de France. Mino Baracchi accanto a noi, il trofeo Baracchi concluderà la stagione sabato prossimo, abbiamo già annunciato le coppie che ieri tu hai ufficialmente presentato, ci saranno novità, quante altre coppie parteciperanno al Baracchi. Intanto possiamo rimanere con le telecamere mobili su Contini e Hinault. Devo dire che un trofeo Baracchi orfano Hinault. Oggi sta disputando una competizione veramente eccezionale e mi spiace che abbia rinunciato al trofeo Baracchi. La motivazione che mi aveva portato era quella di essere troppo stanco, oggi sta dimostrando esattamente il contrario. Un'ammirazione veramente incondizionata che io ho per lui, anche se purtroppo mancherà la mia corsa. Ecco, allora ritorniamo su Hinault. Ecco qua Hinault. Primo piano di un Torriani corrucciato. Vi ricordiamo che queste riprese sono effettuate dalla esterna 1 di Milano, domani i reduci del Lombardia parteciperanno a una kermesse a Luzzara, domani sera potremo mettere sotto accusa, potremo sentire da Moser e Saronni nel corso della domenica sportiva come sono andate le cose in questo Giro di Lombardia. Eccoci allo strappo di Sanfermo, Hinault in prima posizione, uno strappo abbastanza difficile, soprattutto considerando che viene affrontato al termine di una difficile, lunga competizione come il Giro di Lombardia, che è indubbiamente la corsa in linea più dura della stagione. Bernard Hinault e Contini che si sta difendendo molto bene. Per ora prosegue senza scattino il vantaggio sul gruppo è di 3,35, diciamo Hinault e Contini hanno un vantaggio di 3,35 su Peters e De Witte. A 4 primi e 30 Van den Broek, Masciarelli, Pozzi, Battaglin e Vandi. A 4,50 il gruppo, perlomeno i resti del gruppo, perché ormai in gara sono rimasti non più di 30 corridori.
Sanfermo della battaglia, ultima asperità della giornata. Trofeo San Corariano. Contini protesta con un autista del seguito che ha effettuato una manovra pericolosa. 8 chilometri 800 metri dalla conclusione. Contini sinora si è aggiudicato per distacco le gare che ha vinto e è ritornato abbastanza tranquillo. Ha passato indubbiamente un brutto momento all'inizio della trasmissione. Vedete che comunque continua nell'uso di questo rapporto più agile, non molla la ruota di Hinault. Un Hinault che si è aggiudicato parecchie tappe alla Tour de France allo sprint, ha vinto quest'anno la Freccia Vallona battendo proprio allo sprint Saronni. Nell'esercizio conclusivo Contini non si è mai esibito in uno sprint affollato, bisognerà vedere come si troverà in uno sprint a due. La discesa, quindi ha superato senza eccessivi danni lo strappo di Sanfermo della battaglia. Situazione invariata, sempre in occhio conduce Contini sulla ruota a quasi 4 minuti Peter e Delitz. A 4 minuti e mezzo, ecco Van de Broek, il presidente della giuria internazionale che invita le numerose moto, le macchine che precedono i corridori a raggiungere il traguardo. Si è alzato sui pedali Hinault e Contini immediatamente è passato allo scatto. Ecco qua, un primo piano di Bernard Hinault. Si è imposto nel Tour de France in una classica come la Freccia Vallone, dove ha battuto allo sprint sia Saronni che Johansson, e in un Gran Premio delle Nazioni a cronometro. Ha dimostrato quindi di essere un corridore completo, aggiudicandosi una grandissima corsa a tappe quale il Tour de France, una corsa classica in linea e la più classica, la più tradizionale fra le grandi competizioni a cronometro e individuale. Bernard Hinault, il nuovo fuori classe del ciclismo francese. Nella scia di Bernard Hinault, il giovane più promettente del ciclismo nazionale, Silvano Contini, di Ligiuno, in provincia di Varese. È praticamente alla sua prima stagione completa tra i professionisti, anche se è passato l'anno scorso nella massima categoria, ha svolto un'attività limitatissima in quanto che era militare. Una corsa nella corsa, quella del tifoso che ha voluto lanciare il suo ultimo incitamento a Contini. Contini che ha dimostrato in questo finale un grandissimo temperamento, avete visto più volte nel corso della ripresa diretta la smorfia di Contini per reggere al ritmo di Hinault, un Hinault tranquillo, sereno, ormai lanciato al successo del Super Prestige che ricordiamo è stato vinto l'anno scorso da Francesco Moser. Super Prestige, questa specie di campionato del mondo a punti per il quale sono previsti 8 milioni al primo, una cifra pari ad 8 milioni di lire al primo, anche se si tiene maggiormente conto delle corse francesi di quelle internazionali, per esempio una Tirreno Adriatico
è almeno pari ad un giro dell'Indre e Loire. Ecco la panoramica sui colleghi dell'Eurovisione. Ecco il collega elvetico, abbiamo visto prima Theo Maty, ora è la volta del collega belga di espressione fiamminga. Il presidente dell'UCIP, avvocato Maisto, ecco Mino Baracchi. Siamo in attesa che riprenda la telecronaca con le telecamere mobili. Intanto dalle retrovie è spuntato Battaglin, che ha raggiunto e superato De Witte e Ludo Peters, quindi alle spalle dei due battistrada in terza posizione c'è ora Giovanni Battaglin. Vantaggio Dino e Fontini su Battaglin, 4 minuti. Il vantaggio del tandem di testa nei confronti di Battaglin è di 4 minuti. Ecco, Servo Zeta. Al Giro dell'Emilia, l'ultima classica disputata prima del Giro di Lombardia, Contini si è piazzato al terzo posto dopo Moser e Gavazzi. La salita è terminata, ora c'è la discesa conclusiva sino a Como. Prende fiato Contini, ora Hinault si è voltato, lo invita a passare al comando. Si consulta ancora con il suo direttore sportivo Bernard Hinault, c'è troppo distacco fra i due battistrada e il gruppo per poter mandare in onda la seconda telecamera sul gruppo. Intanto vedete che uno dei componenti della giuria internazionale sta invitando l'ammiraglia della Gitan Renault a non rimanere troppo al fianco di Bernard Hinault. Bernard Hinault che, ripetiamo, è in fuga dal 91esimo chilometro, è una grandissima prestazione quella del francese, avrebbe potuto rimanere tranquillamente in gruppo, è stato il primo a lanciare l'attacco, si è portato al comando, ha lanciato l'attacco sullo strappo di Ballabio dopo 91 km di corsa, una corsa che sino a quel momento aveva proseguito a ranghi compatti, una prova che denota non solo una grande classe ma anche e soprattutto un grande temperamento, quel temperamento che molti tecnici avevano sempre negato a Bernard Hinault. Oggi Bernard Hinault ha dimostrato non solo di essere un grande corridore, un atleta di grande classe, ma anche un atleta di grande temperamento. E nella scia di Hinault non possiamo non segnalare la grandissima prestazione di Contini. Contini che ora deve avere dei problemi anche al polpaccio, qualche crampo, ecco, comunque non cede, non molla. 149 crampi, 151. Comunque bravissimo anche Silvano Contini. Soffre ormai da 20 km, crampi, male alla schiena, ma non molla.
Ripetiamo, ha ottenuto quest'anno due importanti vittorie Silvano Contini, aggiudicandosi il Giro del Piemonte organizzato dalla Gazzetta dello Sport come questo Giro di Lombardia, e il Giro del Lazio. Il Giro del Lazio nel quale staccò proprio tutti fuori classe, tutto il gota del ciclismo internazionale. Al Giro del Lazio organizzato da Medalli c'erano Hinault, c'era Rass, c'erano Moser, c'erano tutti. E Contini partì in contropiede in maniera perfetta, con una perfetta scelta di tempo, a pochissimi chilometri dal traguardo. 5 chilometri alla conclusione. Anche sabato prossimo il trofeo Baracchi verrà seguito in Eurovisione con l'elicottero, con le telecamere mobili, con le telecamere fisse e con la registrazione delle fasi iniziali della corsa. Trofeo Baracchi, partenza ed arrivo a Bergamo, 97 i chilometri da percorrere. Attenzione, il gruppo di Saronni Moser e Lamic sono ad oltre 5 minuti di ritardo. E continuano a perdere terreno Saronni Moser e tutti gli altri corridori che fanno parte del grosso. A 8 chilometri il ritardo è cronometrato in 5 minuti. Ultimi 4 chilometri, siamo alla fontana della Camerlata, discesa conclusiva verso il traguardo finale. Ecco altri motard, altri fotografi, altri giornalisti, avanti con le vetture, non fermarsi, non fermarsi. Allora, non ci sono ormai più dubbi, Bernard Hinault si è aggiudicato il Super Prestige, Moser ha vinto il San Silvestro Paiare in quanto che aveva un leggero margine di vantaggio nei confronti di Saronni. Domenica, sabato prossimo correranno insieme il Baracchi, Baracchi che fa parte del punteggio, ma che correndo insieme i due non muta la classifica, che vede primo Moser con 524 punti, secondo Saronni con 507, terzo è Battaglin con 269. Coppa del Mondo, la Raleigh a 74 punti, secondo è la Cass con 69, terza la Esborche con 66. Non ci sono corridori di queste squadre tra i primi, quindi non dovrebbe mutare neppure questa classifica. Sono 7 i corridori all'inseguimento dei primi due. È aumentato il numero dei corridori all'inseguimento di Hinault e Contini, sono saliti a 7 gli inseguitori del tandem di testa, mentre Hinault e Contini sono segnalati a 3 chilometri dalla conclusione. Hinault ha sopportato la maggior parte del peso della fuga, ha iniziato a Bellano la fuga. Lo stesso Hinault. Eccoli ormai alla periferia di Como, a circa 2 chilometri dalla conclusione. Ora davanti a Contini. Ecco che Contini cambia rapporto, si stringe il fermapiedi, evidentemente
è intenzionato a lanciare lo sprint. Non si sente battuto e, come avete visto, è passato ad un rapporto più lungo e ha stretto la cinghietta. Siamo ormai in vista del traguardo, prende fiato verso il traguardo d'arrivo sulle rive dell'Aglio per il Gran Premio del Banco d'Ariano per il 17° trofeo dell'Aglio. Stilisticamente una posizione più corretta, evidentemente è più concentrato, sta pensando di potersi aggiudicare la classicissima di chiusura. Leviamoci tanto di cappello sia a Hinault che a Contini ed eccoci ora sul gruppo degli inseguitori. Silvano Contini ha già raggiunto la nostra postazione, lo vediamo insieme a Ferretti e a Rino Negri. Ecco Hinault e Contini sulla tribuna dove viene loro consegnato il trofeo. Contini ha già raggiunto la nostra postazione, lo preghiamo di rimanere accanto a noi, ecco. Bravo Silvano, siediti. Poi dopo lo sprint per il terzo posto effettueremo. Vi ricordiamo che siamo in Eurovisione, quindi abbiamo degli obblighi nei confronti dei colleghi dell'Eurovisione, quindi non possiamo staccare per l'intervista. Ecco lo sprint per il terzo posto. Ludo Peters e Van den Broek. Ma è Battaglin che la spunta, poi Van den Broek, poi De Witte, Ludo Peters e Pozzi. Al terzo posto Giovanni Battaglin. Ecco che arrivano Masciarelli e Vandi. Quarto Van den Broek, quinto De Witte, sesto. Ecco l'abruzzese Masciarelli che precede il romagnolo Vandi. Ancora le telecamere fisse che inquadrano gli altri corridori ed ecco qua, attenzione, ecco che sta arrivando Kuiper, ecco lo sprint del gruppo Bernard, ancora un momento, ecco qua accanto a noi Hinault e Conti, mentre ecco che arriva Kuiper in questo momento, ecco l'olandese Kuiper che taglia il traguardo, mentre arrivano nell'ordine Beccia, Amadori, poi Moser, De Vlaeminck, ecco Saronni in questo gruppo. All'ultimo posto di questo gruppo si è piazzato Giovan Battista Varanchelli. Ed ecco qua Bernard, Hinault e Contini. Hinault, felicitazioni, complimenti, una grande corsa. Noi ormai ci siamo abituati, io parlo in italiano, piano, dolcemente, tu hai dimostrato di capirmi e quindi vogliamo un po' recuperare, vogliamo un po' parlare di questo Giro di Lombardia. Sei tu che hai iniziato la fuga a 91 km, dopo 91 km di corsa. Ma effettivamente, j'ai peut-être attaqué un petit peu de loin parce que je savais pas comment ça allait se passer et finalement ça s'est très bien passé puisque je me suis retrouvé avec 6 coureurs devant et un équipier à moi surtout qui a bien roulé le maximum. Allora Hinault, innanzitutto c'è la televisione francese che ti chiede, allora vai da Michel Lieu, poi ritorna da me, ti aspetto dopo. Ecco, lasciamo Hinault, je t'attends après, eh? Après les Lieu. Ed ecco qua Contini che sta rispondendo alle domande del collega Santini. Allora,
Ti abbiamo visto negli ultimi chilometri sofferente, ti abbiamo visto stringere i denti, ti abbiamo visto massaggiarti le reni e i polpacci. Sì, oggi stavo abbastanza bene, solo che forse il freddo, l'acqua, già sullo Schignano avevo un po' di crampi e poi nel finale qui continuavano a peggiorare i crampi e quando siamo arrivati qua in volata non c'è stato niente da fare. Come mi sono alzato sui pedali mi sono venuti i crampi in tutte e due le gambe e non ho potuto fare niente. Abbiamo visto però nel finale, ora Ferretti è qua, abbiamo visto però nel finale che avevi evidentemente recuperato, perché ti abbiamo visto lavorare col cambio, ti abbiamo visto stringere le cinghiette fermapiedi, assumere una posizione più classica, quindi nel finale chiaramente avevi recuperato e pensavi forse di poter battere Hinault. Sì, cioè un pensierino ce l'avevo fatto, speravo magari che Hinault fosse un pochino più stanco, ma ho visto che qua nel finale, cioè io lavoravo un po' sul cambio per provare le gambe come erano, se venivano i crampi o no. Comunque oggi Hinault è stato eccezionale, era impossibile batterlo, credo. Ecco, è stato Hinault a scattare per primo, tu sei stato l'unico dal gruppo ad uscire ed andarlo a prendere. Non è il caso di fare il processo a quello che è avvenuto alle spalle di voi due. Qual è la tua idea a questo proposito? Intanto vediamo che c'è anche De Vlaeminck, forse De Vlaeminck potremo intervistarlo per sapere cosa è successo. Ma credo che, cioè io ho visto che quando si è sganciato il gruppettino con Hinault, dietro tutti si guardavano e nessuna squadra prendeva iniziativa. Allora a quel punto io sono partito nella discesa dopo il Ballabio e siamo rientrati io e Gavazzi e ho visto che subito dietro cominciavano a perdere. A quel punto c'era anche Parsani con me, che oggi è stato eccezionale, mi ha aiutato tantissimo e siamo andati subito a 4 minuti e nel finale siamo riusciti a mantenerli. 4 minuti, la domanda penso sia di tutti gli sportivi, per merito di Hinault o per demerito di coloro che inseguivano? Ma io credo per merito un po' di tutti i fuggitivi, perché demerito degli altri non credo, perché tutti tenevano a vincere questa corsa, magari dietro ci sono guardati un pochino e così, cioè, noi ne abbiamo approfittato un pochino, comunque cioè, non c'è demerito di nessuno credo. Ecco, vuoi riepilogare la tua carriera? Ma corro da 5 anni e mezzo, questo è il secondo anno da professionista. L'anno scorso non ho fatto grandi piazzamenti, mentre quest'anno ho vinto 2 corse, il Giro del Piemonte e il Giro del Lazio. E oggi secondo, questo è il Lombardia. Complimenti, bravissimo. Ecco qua Battaglin che si è piazzato al 3° posto. Allora intanto vediamo ancora inquadrato Bernard Hinault che sta effettuando una trasmissione in duplex con Parigi. Allora Giovanni, cosa è successo esattamente alle spalle del gruppo di testa? Diciamo quando è partito Hinault non è che si è scattato niente, è andato via regolare, davanti ci siamo tutti guardati in faccia, ha fatto 3-4 km sempre a 50 metri. Pensando che qualcuno andasse dentro, invece nessuno è andato dentro a prenderlo. Poi l'inseguimento è stato difficile perché col bagnato così c'erano molte curve e quindi il vantaggio era sempre quello lì. Dietro si andava abbastanza regolari, sempre con un bel passo, però davanti dobbiamo dire che sono andati forte. Ecco, già in questa tua affermazione c'è una certa accusa. Dietro si andava abbastanza regolari, con un Hinault in fuga. Mi sembra che si sarebbe dovuto inseguire non regolarmente ma con un po' più di volontà. Sì, beh, questo senz'altro. Penso quando aveva 50 secondi si doveva andare dentro, tirare al massimo fino ad andare a prenderlo. Invece hanno lasciato che va di 3, 4, 5 minuti, quindi poi era inutile. Grazie, ecco intanto vedete Ludo Peters e Hinault, Ludo Peters che risponde alle domande del collega belga di Espressione Fiamminga. Allora intanto vi riepiloghiamo l'ordine d'arrivo di questo 73° Giro di Lombardia, tempo 6 ore, 13 primi 25 secondi alla media di 40,008, quindi indipendentemente
dalla tattica di gara usata da tutti gli altri dobbiamo dire che la media è elevatissima, quindi Ino ha fatto una grandissima corsa. Allora, primo Ino Francia, secondo Contini, a 3 primi e 20 secondi Battaglin, Van den Broek, De Witt, Peters e Pozzi, a 3 e 47 Masciarelli e Vandi, decimo Pulper a 4 e 22, al limite dei 5 minuti il gruppo. Ecco De Vlaeminck, l'ultima inquadratura di Roger De Vlaeminck con le insegne di una squadra italiana. L'anno prossimo infatti tornerà a correre in Belgio, in compenso verrà a correre in Italia per una formazione italiana, Martens. Sentiamo, intanto ecco qua Bernard Hinault con Vincenzo Toriani, sentiamo il giudizio di un uomo esperto, tranquillo, qual è Giancarlo Ferretti, ex corridore e attuale direttore sportivo della Bianchi Faena. Beh, oggi non tanto tranquillo per diciamo l'arrivo che ha fatto Contini. Contini speravo che potesse vincere, anche se era una vittoria diciamo fatta così un po' in qualche modo, perché Silvano non ha tirato per gli ultimi 30 km perché aveva i crampi, ma facendo 30 km a ruota Hinault pensavo che gli passassero e potesse fare una volata tanto da permettergli di vincere. È andato così, va bene ugualmente. Silvano ha dato un'ottima dimostrazione di sé, ha fatto vedere ancora una volta che è un grosso corridore che avremo soprattutto per l'anno prossimo. Bravo Hinault, che non si può dire altro. Ecco, tu hai seguito i due da vicino, un giudizio tecnico su Contini e uno su Hinault. Diciamo che su Hinault è stato veramente eccezionale, perché è stato l'uomo, l'ingranaggio, l'uomo più importante della fuga, non come nome, ma perché si è preso il peso maggiore di tutta la fuga. E Contini ha collaborato fino a 30 km dall'arrivo, sempre, anche lui, poi dopo non si è sentito più in grado di farlo e non l'ha fatto più. Non si è fatto neppure staccare. Questo è già un grosso risultato, perché l'abbiamo visto proprio questa sofferenza degli ultimi 30 km, riuscire comunque a rimanere alla ruota di un grande campione come Hinault rimane già un grosso risultato, soprattutto non demoralizzarsi, non farsi staccare. Sì, questo è vero, perché Contini ha soprattutto il carattere del corridore, anche perché quando è arrivato io pensavo di vederlo così contento dell'ottima prova che ha fatto oggi, invece era molto arrabbiato. Perché voleva vincere, è un ragazzo così giovane che ha vinto già abbastanza per l'età che ha, ma che vuol vincere come i grossi corridori. Puoi fare un paragone? Tu sei stato gregario di Gimondi, hai visto tutto il ciclismo degli ultimi 15 anni, puoi farci un paragone di Hinault? Chi ti ricorda Hinault? Come taglia atletica Bobet non è molto alto. Bobet era più stilista, era un po' più alto Bobet di Hinault, ma io non arrivo, forse dovrei tornare indietro nel tempo di corridori che io non ho conosciuto, ma parlo degli ultimi 15 anni, non riesco a paragonarle a qualcuno, forse a Bartoli, chi lo sa, mi ricorda così vagamente, un corridore di fondo, un corridore molto, molto forte in tutto. Si diceva che Hinault avesse il suo tallone d'Achille, intanto vedete che Ludo Peters cerca di farsi largo tra la folla. Ecco, questa è un'immagine che vorremmo additare ai tifosi, i corridori. Pensate, Ludo Peters ha corso per 251 km in condizioni atmosferiche veramente terribili ed è costretto dopo a farsi questa ulteriore ginnastica per fendere la folla. Interessante questo tuo paragone con Hinault. Dicevamo, di Hinault c'era un dubbio, cioè il suo temperamento. Oggi Hinault ha dimostrato di avere anche un grandissimo temperamento. Questo l'ha dimostrato al Giro di Francia di quest'anno, che io ero presente con la squadra. Si è visto tutti i giorni un corridore di un temperamento eccezionale, che attacca anche quando non è il caso di attaccare, per cui è veramente un corridore particolare che è destinato ad avere dei grandissimi successi anche in avvenire. E diciamo che Hinault è anche un ottimo public relation, perché sta lanciando i fiori al pubblico. Ecco qua alle sue spalle Toriani. Bernardo. Ecco qua che Hinault
si è voltato per le fotografie. Dopo le fotografie cercheremo di avere ancora per un minuto Hinault. Bernard, abbiamo ancora 30 secondi per l'Eurovisione. Allora, sta rispondendo con un sorriso alle insistenze dei fotografi. Allora Hinault, prima di concludere, un motto su questo Giro di Lombardia. Ah, aujourd'hui j'étais vraiment dans un très grand jour et c'est pour ça que j'ai essayé de faire le maximum, aussi bien pour mes équipiers qui quand même ont été obligés de faire 15 jours de plus et moi aussi, donc qui nous ont obligés à courir un peu plus que prévu et c'est pour ça que je voulais absolument faire quelque chose de bien aujourd'hui. Mi sentivo al massimo della forma, quindi ho spinto al massimo anche per accontentare i miei coéquipiers che ho costretto a un prolungamento della stagione di 15 giorni. Allora, con l'immagine di Bernard Hinault concludiamo la nostra trasmissione in diretta. Vi ricordiamo 73° Giro di Lombardia, 251 km, media 40.008, tempo 6 ore 13 primi 25 secondi con Torriani accanto. Riepiloghiamo l'ordine d'arrivo: primo Hinault, secondo Contini, a 3 primi e 20 secondi Battaglie, quarto Vandenbroek, quinto De Witt, sesto Peters, Vandenbroek, De Witt e Peters sono belgi, settimo Pozzi, ottavo Masciarelli a 3.47, sempre a 3.47 Vandi, decimo Kuiper a 4.22. E con questa immagine, gentili signore e signori, concludiamo la nostra trasmissione augurandovi buonasera. Per Hinault è la prima vittoria nel Super Prestige, che conquisterà anche nel 1980, 81 e 82, mentre nel Giro di Lombardia si imporrà anche nel 1984. Contini disputerà la sua migliore stagione nel 1982, imponendosi nella Liegi-Bastogne-Liegi e arrivando terzo nella classifica finale del Giro d'Italia, dopo aver battagliato a lungo proprio con Hinault, ottenendo 3 successi di tappa e vestendo la maglia rosa per un giorno.